Ma salve a tutti youtuber, sì, vostro Filippo Frenze qui con una nuova drink review. Oggi proverò la Monster Ultra Mixed. A distanza di 2 anni anch'io riesco a provare questo gusto di Monster che sinceramente mi aveva colpito principalmente per il design. Come possiamo vedere, un design molto diverso rispetto alle classiche lattine di Monster a cui siamo abituati. Bellissima come sempre la differenza di colore fra le due parti. Come possiamo vedere invece qua il tocco di genio sta appunto non solo nel titolo Mixed, ma anche che rimanda molto a quello delle console dei DJ. Così possiamo vedere tutti quanti i tassi del volume, dei bassi, degli alti e di quant'altro. Insomma, un vero colpo di genio. Qui invece possiamo trovare tutti quanti gli ingredienti e i valori nutrizionali. Questa generale di design l'ho pagata ovviamente da mezzo litro, 2,99 euro. Ora vedremo se sarà tutto sarà solo bella bella fuori, ma disgustosa dentro, oppure sarà la mia Monster preferita per quest'anno. Allora, devo dire che il colore, non so se si può vedere bene dalla videocamera, forse tende ad essere un pochettino più arancione, ma è come se tu stessi per bere alla stessa colorazione dell'Aperol. Delle tonalità di rosso molto particolari che per una volta che differenziano molto rispetto al colore della lattina. Ma ora passiamo all'assaggio. Cheers! Allora, vi posso dire che il gusto è molto particolare, molto sciropposo. Si sente molto la presenza di frutti tropicali quali il mango, quindi molto dolce come sapore, però smorzato anche da qualcosa di più acidognolo, quindi qua sì che si sente la vera potenza della ciliegia. Ecco, due gusti che sono particolarmente all'opposto, però che in questa combinazione ci stanno veramente da Dio. E quindi, ragazzi, che dire, spero che la drink review della Monster Ultra Mixed vi sia piaciuta. Vi metterò qua sotto il link in descrizione altre drink review. Mi raccomando, iscrivetevi al canale come sempre, condividetelo ovunque, mi raccomando, e cheers!